Un ornamento lussuoso per Natale? Prendi qualche cannuccia. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, oggi giocheremo con le cannucce, non al sfiondarci le palline di carta come si faceva a scuola con le penne, assolutamente no, anche se durante le feste di Natale questo è uno dei più grandi divertimenti nelle tavole così goliardiche tra cugini, almeno io questo ricordo quando ero piccola, di queste sfiondate di palline di pane o di tovagliolini di carta. Vabbè, ma lasciamo perdere ricordi personali e prendiamo invece tutte le cannucce che magari ci sono rimaste sul tavolo da un party per cercare di costruire qualcosa di veramente bello. Oggi costruiremo una specchierina, che è un elemento di design veramente veramente gradevole. Potrete usarla o per regalarla come bellissimo regalo di Natale, oppure per adornare le pareti accanto all'albero di Natale, o magari anche sopra i comodini come specchierine da tenere tutto l'anno. È un regalo oggetto decorazione bellissimo, vedrete. Spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo come si fa. Allora, in questa serata autunnale voglio provare a fare insieme a voi una bellissima cornice con le cannucce. Ci occorrerà una confezione di cannucce, io queste le ho prese all'IKEA, una bella bomboletta spray con un bel colore dorato cromato, poi un paio di forbici, un cutter, pistola a caldo e stecche, quindi un cartoncino su cui avremo disegnato un'orma circolare della larghezza che volete, questa è di circa 13 cm di diametro, e poi un qualcosa di tondo che possa essere anche il fondo di uno scotch finito, piuttosto che un rocchetto che avete a casa di cartoncino, un bicchiere di plastica, qualunque cosa che funga da distanziatore. Cominciamo subito. Come prima cosa ritagliamo la nostra forma circolare. Io l'ho scelta con, ho fatto un foro al centro perché mi interessa avere sia l'alloggio per poter mettere la foto o uno specchio, perché questa cornice andrà bene sia come portafoto ma soprattutto come specchierina, è veramente trendy e di gran moda, vedrete. E avendo il buco io posso innanzitutto continuare a maneggiare con agevolezza il tondo e poi far fuoriuscire quello che deciderò di alloggiare al centro della mia cornice con estrema facilità, senza farlo rimanere incastrato e senza procurare danni alla cornice una volta che sarà montata. Innanzitutto con un pochino di colla a caldo, ma proprio pochino perché questo poi dovremo staccarlo, centriamo il nostro distanziatore, così, ok? E noi sapremo che al di là di questo cerchio non dovremo appiccicare nulla, perché qui andrà alloggiata o la miniatura che sceglieremo di mettere oppure lo specchietto che sceglieremo di alloggiare. Prendiamo le nostre cannucce e decidiamo la lunghezza che vogliamo dare alla nostra specchiera. Allora, io nel punto più largo voglio che arrivi qui, tac, così, nel punto più largo. Quindi taglierò tutte le mie cannucce o parte delle mie cannucce a questa altezza, millimetro più millimetro meno, cercando però invece di restare abbastanza precisa e dando alla cannuccia un taglio obliquo, quindi così. Non buttate la rimanenza di cannuccia perché già avrete creato un'altra altezza che ci servirà successivamente. Arrivati a questo punto possiamo cominciare a accordare sulla piattaforma di cartoncino le cannucce. A poco poggiamole in maniera speculare l'una all'altra, in modo che il disegno venga su ordinato e sempre con il taglio all'insù.
Ok, fatto questo primo giro, facciamone un secondo con delle cannucce tagliate leggermente, leggerissimamente più corte di quelle che abbiamo tagliato prima. Quindi prendiamo un po' la misura e sì, più o meno a questa altezza tagliamo. Con il secondo giro state a filo rocchetto e sempre con il verso del taglio all'insù. E adesso continuiamo inserendo quelle più corte. Adesso dobbiamo fare un lavoro di riempimento uno ad uno. Dove vedete degli spazi, prendete la vostra cornice e inserite così le cannucce, tutte quelle cannucce che avete lasciato a metà tagliando la misura giusta, da questa, quella e quell'altra, in modo appunto che sia riciclo tutto e non ci siano sprechi. Sta venendo bellissima, io già la immagino completa perché già so quello che devo fare e la vedo ragazzi. Prima di passare alla verniciatura, voglio adornare tutto attorno con un giro di cannucce tonde, certamente. Allora, quindi metto, vedete, un punto di colla, quindi una cannuccia bella e dritta, una accanto all'altra a formare tutta la circonferenza del foro. E poi con delle cannucce più piccole taglio degli spuntoni, così, sì, magari a prenderli così, e li inserisco qui, ognuno nel suo, nella cannuccia più grande che c'è. Ecco qui, adesso andiamola a spruzzare tutta d'olio. E alla fine, dopo aver dipinto tutto, fatto asciugare e inserito lo specchietto che devo assolutamente pulire, quello che avremo sarà questa bellissima specchiera di gran moda. In negozi di design ne ho viste molto simili e molto belle, ma anche molto molto costose, con pochissimo, un regalo sfiziosissimo da mettere sopra i comodini, dietro le abat-jour. Stanno stupende, quindi pensate alla soluzione cannucce. Io, come vedete, qui ho aggiunto anche un altro giro di cannucce per infittire questa parte e farla anche 3D, ma queste sono cose che, ragazzi, vengono man mano che io vedo il pezzo, quindi non ero in video, ma il procedimento è lo stesso, ho soltanto accorciato leggermente le cannucce e il gioco è fatto. Divertitevi a riciclare le cannucce, adesso che ci sono le feste ne avrete in giro mille, potete usarle anche tutte di dimensioni diverse, non importa, divertitevi, riciclate e create oggetti di home decor che siano belli e anche possibili regali per questo Natale. Adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Visto che bella? L'avete vista anche al Tempo e Denaro su Rai 1, è uno degli oggetti nuovi che ho portato per parlare appunto del riciclo. Guardate quanta plastica abbiamo risparmiato, guardate quante, pensate a quante cannucce buttiamo ogni anno tra feste, festicciole, compleanni, Coca-Cola che andiamo bevendo quella, e che potremmo comunque trasformare in qualcosa di veramente veramente bello. Componetele come più vi piace, tingetele del colore che preferite, l'importante è che usiate sempre la creatività. Se questo video ti è piaciuto, regalami un bel pollice in su, aiuterai Arte per Te a rimanere alta nelle visualizzazioni se pensi che se lo meriti, e soprattutto condividi questo video sulla tua pagina Facebook in modo che anche altri possano vederlo, e io te ne sarò grata per sempre, davvero, di questo gesto io vi sono estremamente estremamente grata, grazie. Io vi aspetto sempre anche sulla mia pagina Facebook, su Instagram, su Pinterest, e cercate sempre Arte per Te. Vi aspetto anche sui miei altri canali,
Due Cuori Una Cappa insieme a Gabriele, dove si parla di cucina, e su Ombretta con me, dove si parla del più e del meno, di cose da donne, di cose meno da donne, insomma, dove si parla, la cosa che preferisco fare dopo creare. Non vi voglio tenere oltre qui perché so che fremete per andare a comporre le vostre cannucce, quindi noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima volta, grazie!